giusto qualche considerazione conclusiva un po' sull'uso dei dispositivi di potenza e su quello che sta per arrivare. Allora, questo è un grafico abbastanza, direi molto aggiornato, della situazione attuale dal punto di vista delle capacità dei dispositivi di potenza rispetto a switching frequency, quindi frequenza di commutazione, massima corrente nello stato on e tensione di blocco in verticale. E, come vedete, un po' abbiamo una relazione tra le varie cose. In generale, che i dispositivi più veloci sono anche quelli che mediamente maneggiano correnti inferiori, quindi hanno tensioni di tensioni buon, no, conduzione più elevate, e parte per il meccanismo della modulazione della conduttività che abbiamo visto. Quindi i MOSFET riescono a essere più veloci di tutti, ma non hanno modulazione della conduttività, quindi hanno resistenze in conduzione elevate, per cui le correnti non sono particolarmente alte. Secondi sono i GBT, quanta velocità, e hanno correnti attualmente fino a 1 kA e 3 kV di tensione di blocco. Gli GBT, vi ricordate, sono dispositivi in cui il bipolare non è completamente saturato, no? Rispetto al MOSFET c'è il vantaggio che la resistenza in Rheon è ridotta per quella giunzione in più che inietta portatori minoritari nella regione di deriva del drain. E andando a correnti più elevate bisogna andare verso i tiristori, in particolare i GTO, cioè i tiristori controllati da gate, e per correnti ancora più alte i tiristori classici, diciamo gli SCR che abbiamo fin dagli anni 50. In ordine di introduzione del dispositivo, il tiristore senz'altro è più vecchio, poi il GTO, il MOSFET in modo relativamente recente, cioè da quando è stato introdotto il MOSFET verticale in pratica per questo tipo di applicazioni, e più recentemente di tutti l'IGBT. L'altra cosa che dovreste notare è che non ci sono alcuni dei dispositivi che abbiamo visto. Se aveste preso lo stesso grafico 10 anni fa, avreste trovato anche i bipolari, che qui non ci sono, e gli MCT, quei tiristori controllati da MOSFET che abbiamo visto insieme. Dal punto di vista pratico, questi dispositivi nelle nuove realizzazioni stanno trovando meno spazio perché è cresciuto lo spazio degli IGBT. All'inizio gli IGBT, cioè 10 anni fa, diciamo, gli IGBT avevano un volume più piccolo, per cui accanto agli IGBT, più o meno per gli stessi intervalli di frequenza, ma per correnti relativamente più alte, trovava posto il bipolare e trovava posto anche il tiristore MCT. Praticamente la cosa è diciamo, adesso le nuove realizzazioni sono dominate dagli IGBT. Che cosa è successo in particolare? Ecco, se vedete questo grafico, supponendo che riesca ad andare avanti, ok, questo è un progresso negli IGBT dall'ingresso in commercio fino a ora, che si è avuto negli anni. Vedete, in pratica è la cosa più importante è che la densità di potenza maneggiabile dei singoli GBT è cresciuta in modo notevole. Questo ha fatto sì che abbiano, come dire, mangiato il mercato di bipolari. Questo è il flusso dei prodotti inseriti da parte di Infineon, produttore tedesco, che vi ho già citato. Quindi anni 90 entra in produzione, in commercio, un IGBT con 30 kW per centimetro quadro di capacità di maneggiare la potenza, e poi è una rampa che progredisce in modo molto robusto negli anni, aumenta le tensioni, le correnti, scusate,
ci sono diversi aspetti che migliorano. Aumentano le velocità di switching, quindi si riducono le potenze dissipate. Contemporaneamente aumentano le temperature a cui si riesce a far funzionare l'IGBT. Quindi le capacità del dispositivo aumentano, è intrinsecamente più rapido del bipolare, per cui poi ha mangiato tutto. L'ultimo punto, quello che vedete là in alto, gli ultimi due in realtà non sono ancora introdotti, fanno parte dei piani. Questo c'è già, l'IGBT, generazione 5, che vi ho fatto vedere parlando degli IGBT. 6 e 7 sono previsti per i prossimi anni, vedete 2018 ad incirca è quando è prevista l'introduzione dell'IGBT in carburo di silicio. Carburo di silicio, materiale di cui un pochino parliamo oggi, che è uno dei nuovi materiali per i dispositivi di potenza, un materiale a gap più elevato, per cui è in grado di sopportare campi più alti e temperature di funzionamento più alte. Ancora, come dire, fa parte del futuro, però è una tendenza forte. Quindi, ritornando indietro un attimo, questa è la situazione che rispecchia meglio la condizione attuale. Allora, io vorrei aggiungere a questo punto una considerazione un pochino generale sull'insistenza che, come vedete, insomma, in questo corso c'è sui dispositivi di potenza. Per quale motivo? Perché i dispositivi, nel caso delle applicazioni di potenza, non sono una frazione piccola del costo, sono la singola voce più importante del costo di un sistema di potenza. Per cui la cosa ha due conseguenze. Da una parte, nella progettazione si cerca di minimizzare l'uso dei dispositivi, a costo di usare anche topologie circuitali non particolarmente efficienti. Spesso si cerca di abbattere costi usando dispositivi più in numero minore, oppure dispositivi con ratings appena appena sufficienti all'applicazione, insomma senza esagerare. D'accordo? Questo è una caratteristica dei sistemi di elettronica di potenza che non trovate negli altri tipi di progettazione elettronica, okay? Specialmente nella progettazione integrata, in pratica i dispositivi sono, come dire, quasi gratis. In quella digitale non ne parliamo proprio, anche in quella analogica sì, come dire, si spende senza problemi in dispositivi. Nella progettazione elettronica di potenza invece si deve prestare un'attenzione particolare. L'altra cosa che è caratteristica di questo tipo di progettazione è che l'apparizione sul mercato di dispositivi di tipo nuovo fa cambiare totalmente il modo in cui si progettano vecchi sistemi e anche apre mercati per nuovi sistemi. È veramente un tipo di settore molto spinto, condotto dall'introduzione di nuovi dispositivi. Ci sono due esempi che sono particolarmente rilevanti. Quando sono stati introdotti i MOSFET di potenza, ed è stato più o meno fine anni 70, inizio anni 80, ecco, in quel momento sono cominciati a diffondere gli alimentatori switcher, come si dice in italiano, commutati, alimentatori a commutazione. È stato la presenza del MOSFET di potenza che ha fatto introdurre quel tipo di alimentatori. E come più recentemente, diciamo anni 90 all'incirca, è stata l'introduzione degli IGBT che ha reso possibile gli inverter ad alta efficienza energetica per il pilotaggio di motori elettrici, che attualmente è un tema molto caldo anche per gli aspetti, diciamo, è stato introdotto negli anni 90, adesso è diventato un tema ancora più caldo per gli aspetti legati alla trazione elettrica, che sono sia alla trazione elettrica sia alla necessità di avere inverter per portare sulla rete le energie rinnovabili generate in modo distribuito. Ecco, quello che sta per succedere adesso, già si vedono abbondantemente i primi segni, specialmente per il carburo di silicio,
ma non solo, è invece l'introduzione di materiali nuovi per la realizzazione di dispositivi di potenza. E in pratica sono due materiali che hanno ci ha convinto. Uno è il carburo di silicio, che vi ho nominato prima, l'altro è il nitruro di gallio. Sono due materiali particolarmente, molto ben conosciuti, diciamo, dal passato, ma particolarmente ostici. Carburo di silicio è una lega di carbonio e silicio, sono due elementi del quarto gruppo. È un materiale che si comporta quasi come un isolante, nel senso che è un semiconduttore ad alto gap. E questo, tra un attimo vedremo un po' quali sono le caratteristiche microscopiche, quello che consente di utilizzarlo in applicazioni di potenza. L'ingresso è relativamente recente perché è un materiale difficile da realizzare. Diciamo, la crescita del cristallo di carburo di silicio è stata una cosa particolarmente complessa da mettere a punto. Il materiale tipicamente veniva con molti difetti e quindi poco adatto per realizzare dispositivi elettronici. Più recentemente, insomma, la tecnica è migliorata e si riescono a crescere cristalli di carburo di silicio adatti per la realizzazione di dispositivi. Il problema principale, si è sempre saputo che il materiale era perfetto per applicazioni di potenza, il problema è che veniva estremamente caro il substrato, perché la resa nella crescita del cristallo era brutta, bisognava buttare via tantissima parte del materiale per i difetti che c'erano. Attualmente invece ci siamo, quindi questo è un mercato che praticamente 2 o 3 anni fa che è diventato significativo e sta in forte crescita. Ecco, pian piano tutti i produttori semiconduttori di una certa taglia hanno un programma nei prossimi anni, ingressi nuovi di dispositivi in carburo di silicio. Ok, l'altro materiale invece è il nitruro di gallio, che è nuovo per applicazioni di potenza, però come probabilmente sapete è il materiale che insomma, è diventato famoso, conosciuto diciamo, come materiale per i laser blu, no? Quindi i laser per esempio dei DVD, quella lunghezza d'onda sono ottenuti con laser fatti a eterostrutture di arseniuro di nitruro di gallio, alluminio e nitruro di gallio. Sono frequenze particolarmente elevate perché anche il nitruro di gallio ha un gap elevato, intorno ai 3 electron volt. Più o meno per gli stessi motivi è indicato per applicazioni di potenza e la difficoltà è maggiore che per il carburo di silicio. Attualmente ancora un lingotto, diciamo, di nitruro di gallio non si realizza. Più o meno il nitruro di gallio va realizzato su un altro substrato, va deposto, va cresciuto su un altro substrato e questo tipicamente rende la possibilità di ottenere un materiale senza difetti ancora più difficile. Anche il nitruro di gallio è entrato in commercio per dispositivi di potenza nel 2012, quindi l'anno scorso, con fatturato complessivo ridicolo, cioè 2 milioni e mezzo di dollari in tutto il mondo. Quindi sono soltanto un po' di componenti, okay? Non, due produttori, però quest'anno dovrebbe raddoppiare, no, l'anno scorso è raddoppiato, quest'anno raddoppia ancora, 2015 si aspetta 50 milioni di dollari e poi salire. Quindi è ritenuto l'altro materiale che occuperà che cosa? Soprattutto la classe di operazioni a frequenze elevate e correnti e tensioni relativamente basse, diciamo sotto il migliaio di volt, sotto il migliaio di ampere, quindi la parte che è qui, diciamo la parte qua, questa qua, intorno al MOSFET, a correnti e a tensioni più elevate del MOSFET e frequenze più elevate degli IGBT. Per che tipo di applicazioni? Qui vengono indicate alcune, quelle che sono attualmente considerate interessanti, soprattutto gli inverter per il controllo di motori, quindi motori diciamo per il movimento fine e poi di nuovo alimentatori sia DC-DC sia AC-DC.
Allora, vi faccio vedere questa tabella con il confronto tra materiali un po' più noti e materiali un pochino i materiali che avevo citato adesso per quanto riguarda alcune proprietà elettriche del materiale. Va bene, e le prime due colonne sono silicio e seno del gallio e quindi sono numeri che conoscete. Le seconde due colonne sono invece appunto carburo di silicio e nitruro di gallio. Perché c'è l'arsenio di gallio? Perché l'arsenio di gallio per tanto tempo è stato ritenuto un materiale interessante per applicazioni di potenza, perché soprattutto ha un gap un po' più grande e questo dà una possibilità di avere un funzionamento del dispositivo a temperature più elevate. Diciamo, il fatto che il gap sia più alto, che cosa vuol dire? Perché vuol dire temperature più elevate? Perché se il gap è più elevato, la concentrazione intrinseca dei portatori è più bassa, quella dipende esponenzialmente dal gap, e quindi diciamo, il materiale intrinseco si comporta da isolante anche a temperature più elevate. Okay? Questo è il meccanismo. Il gap è più alto per il carburo di silicio, nelle diverse forme arriva fino a 3 volt, l'arsenio di gallio a 3,4 elettron volt. In che cosa si traduce? Beh, essenzialmente si traduce in questi due aspetti. Uno è questo, aspettate, vediamo un po' se trovo una penna. Sì. Uno è questo, temperatura più elevata, per il discorso che vi dicevo prima, che Ni dipende. Ni è proporzionale, Ni quadro è proporzionale al gap fratto Kt, no? Quindi se il gap è grande ho lo stesso Ni quadro a temperature più elevate. E poi soprattutto questo aspetto, il massimo campo, guardate, qui si guadagna un ordine di grandezza, e qui ci metto un po' di punti esclamativi, è l'ordine di grandezza che si guadagna sul campo elettrico, sul campo di breakdown, che è fortissimo. Cosa vuol dire questo? Che a parità di spessore del materiale posso fare una tensione breakdown circa un fattore 10 più alta. Nella pratica, siccome la tensione breakdown mi viene definita dalle applicazioni, a parità di tensione breakdown ho uno spessore molto più sottile, quindi sperabilmente una Ron inferiore. D'accordo? A questo dovete unire il fatto che la mobilità, specialmente nel nitruro di gallio, è particolarmente elevata. Più o meno il doppio di quella del silicio, quindi questo fa sì che l'Ron venga effettivamente bassa. Quindi temperature più elevate, campo più elevato, sono i due fattori effettivamente di forza. Probabilmente è importante sottolineare perché è utile avere la temperatura elevata di funzionamento. È una cosa relativa al costo. Se il circuito ha una temperatura di funzionamento più elevata, io a parità di dissipazione di potenza complessiva posso avere un sistema di raffreddamento più semplice. Quindi posso avere una cosa più leggera, posso avere una cosa più piccola, perché se voglio raffreddarlo bene, tipicamente bisogna avere più volume. Invece posso avere una dimensione più compatta, avere un raffreddamento più semplice con dissipatori più semplici, magari riducendo le ventole di cui ho bisogno, eccetera. Quindi dal punto di vista del costo e dell'usabilità ha un vantaggio enorme. Il paio con la massima temperatura di funzionamento lo fa la conducibilità termica, no? Quel thermal conductivity che comunque, come dire, più è alta, più semplice è realizzare la dissipazione di calore, no? Vedete, in particolare da questo punto di vista è vantaggioso il carburo di silicio. Quindi questi sono materiali di cui si parla da 20 anni, almeno come i prossimi materiali per l'elettronica di potenza, e adesso il mercato si è aperto. Sono materiali fortemente diversi e che si usano in modo molto diverso. Vediamo, ecco, prima di vedere degli esempi di dispositivi realizzati con questi materiali, e vi vorrei far vedere, ecco, questo è un grafico, una presentazione di una società che si occupa di
dispositivi GaN, nitruro di gallio. Sapete, non si dovrebbe dire GaN per dire nitruro di gallio, no? Si deve dire GaN, come si insegna chimica. Di fatto tutti dicono, cioè nell'uso comune è entrata ormai sia in italiano sia in inglese, si dire, di dire GaN, gas, algas, eccetera. È scorrettissimo dal punto di vista chimico, ma proprio l'uso vince in questi casi. Importante saperlo, come dire, no? Allora, questo è in qualche modo legato, mi serviva questa figura per far vedere due cose. Innanzitutto il vantaggio competitivo del materiale. Là, quello che vedete nel grafico a sinistra sono le figure di le cifre di merito importanti per la continua, cioè la tensione di breakdown e la resistenza in conduzione. Quindi chiaramente qui è meglio, alta tensione di breakdown, bassa resistenza, quindi l'angolo migliore è questo, d'accordo? Come vedete effettivamente nell'ordine i colori rappresentano il rosso i risultati migliori ottenuti da dispositivi in silicio nell'anno in cui sono stati introdotti, quindi non, insomma, cambiano gli anni anche quando ci spostiamo. In verde i risultati migliori ottenuti per carburo di silicio e in blu per Algan. Quindi vi spiego perché si dice, cioè dico GaN, ma in realtà sono delle eterostrutture di arsenuro, di nitruro di gallio e alluminio e nitruro di gallio. Vedete ancora i risultati sono confrontabili tra carburo di silicio e nitruro di gallio. In realtà il limite del nitruro di gallio, che è quella riga blu indicata, è migliore, qui si spera di poter scendere giù. Ecco, quelle righe continue sono, come dire, più o meno le prestazioni migliori ottenibili, con un po' di considerazioni intrinseche, e vedete in realtà per il nitruro di gallio sembra che si possa arrivare in basso. Allora, qual è la... Vediamo un po' cosa ho qui. Ok, sì. Ecco, l'altro grafico a destra, vi voglio far vedere, riguarda quello è il profilo delle bande in direzione verticale, un'eterostruttura, nitruro di gallio, nitruro di gallio e alluminio. Perché questo materiale ha una proprietà molto particolare. Aspettate, ho bisogno di un disegnino. Allora, in pratica si realizza un'eterostruttura, quindi una sovrapposizione di due strati diversi, uno di nitruro di gallio, cioè GaN, e uno strato di nitruro di gallio e alluminio superiore. E poi sopra c'è un dielettrico. Di solito è sempre a base di alluminio, L2O3, ma ce ne sono tanti tipi differenti, e poi sopra c'è il gate. Allora, qui il nitruro di gallio e alluminio ha il gap un po' più grande dell'arsenio di gallio. Inoltre, ecco, questo è il GaN, questo è l'Algan. Vedete, il gap è un pochino più elevato. Inoltre, il nitruro di gallio e alluminio è un materiale piezoelettrico, per cui nel momento in cui viene deposto si crea un campo all'interno del materiale. Per lo stress di deposizione si crea un campo tra le due superfici dello strato di Algan, che è questo che è rappresentato qua. È questo qua. Vedete, c'è un campo. Algan è piezoelettrico. Questo fa sì che si creino quindi delle cariche positive da questa parte e negative da quest'altra che fanno questo campo. Ripeto, sono cariche indotte da meccanismo di piezoelettricità, quindi niente di particolare. Però abbiamo dal punto di vista efficace abbiamo come se la superficie dell'Algan vicino al GaN fosse drogata. Per cui viene attirata carica mobile all'interfaccia e si forma un gas bidimensionale, quello che si chiama un 2D electron gas, quindi un gas bidimensionale di elettroni all'interfaccia, senza utilizzare dei drogaggi veri.
Quindi c'è un drogaggio che appare da solo causato dalla piezoelettricità dell'intrusore di gallio e alluminio. Questo tipo di struttura è abbastanza classica, no? È una struttura, diciamo, appartiene a quelle strutture che si chiamano in inglese si chiama modulation doped heterostructures, cioè sono eterostrutture drogate dalla modulazione, vuol dire dalla modulazione della concentrazione di alluminio. In pratica vedete cosa succede, qui c'è della carica immobile negativa che viene attirata qua, non va nell'intrusore di gallio e alluminio perché c'è una barriera e si ferma qua, si forma questo gas bidimensionale che tipicamente è ad alta mobilità perché la struttura non è drogata, la superficie è buona perché nitro di gallio e alluminio hanno lo stesso passo reticolare, quindi la superficie è molto liscia, il materiale non è drogato e questo garantisce una mobilità elevata. Immaginate, in un MOSFET avete due svantaggi rispetto a questa situazione. Da un lato spesso il silicio è molto drogato nel canale, dall'altra parte l'interfaccia silicio-ossido di silicio non è cristallina. Okay? In questo caso abbiamo interfaccia cristallina, materiale non drogato, si arriva a mobilità dell'ordine di 2000 a temperatura ambiente in centimetri quadri su volt secondo. E questa è una cosa che ulteriormente favorisce una bassa R-on. Ok, tanto ne riparliamo un dispositivo in GaN. Guardiamo come, ecco, questo è quello che adesso vede Infineon, questa è da una presentazione Infineon del 2011, i piani di sviluppo. Allora, questo è praticamente un grafico sovrapponibile a quello che abbiamo visto prima. C'è una piccola differenza, ma insomma per il resto è sovrapponibile al grafico che abbiamo visto prima. Invece di essere 3D, questa volta è 2D, non c'è massima tensione, non c'è la massima tensione di uso e la massima corrente, c'è la potenza totale e la frequenza. Allora vedete, ci sono i blocchi noti, che sono i tiristori, mettendo insieme qui dentro anche GTO, gli IGBT e MOSFET. D'accordo? La collocazione prevista da Infineon per i dispositivi, cioè per i sistemi basati su dispositivi in carburo di silicio e in nitrure di gallio è questa. Quindi per potenze più basse, alte frequenze di switching e basta, potenze più basse, alte frequenze di switching. Sono tratteggiati perché chiaramente ancora quello è l'elenco di applicazioni che sono pensate, sono praticamente, come vedete, applicazioni che vanno a coprire una regione attualmente occupata dagli alimentatori realizzati con MOSFET. Praticamente se guardate sotto qua c'era soprattutto MOSFET. Poi bisogna vedere come la cosa evolve. Insomma, questo è intanto quello che pensa infine. Per quale motivo? Essenzialmente i motivi che dicevamo prima, a parità di tensioni e correnti si riescono a fare dispositivi più compatti, che hanno meno sistemi più compatti con necessità di raffreddamento semplificate. Il fatto di poter andare a frequenze di switching elevate semplifica ancora la realizzazione del dispositivo, no? Perché più alta la frequenza di switching, più semplice il trasformatore, più semplice complessivamente diventa il sistema di alimentazione. Questo aspetto forse dovete ancora vederlo. Se dico più alta la frequenza di switching, più semplice il sistema, è immediato, capì perché? No, questo lo dovete vedere allora. Sarà più chiaro tra poco. Non con me in realtà, la parte
Comunque, vabbè, non è un po' presto per dirlo, lasciatela così, poi lo capirete più avanti. Allora, un'occhiata un po' a come sono fatti alcuni dispositivi commerciali. Allora, in carburo di silicio il grosso dei dispositivi sono quei tre tipi là, sono DOD, JFET e MOSFET. DOD e JFET sono fatti come quelli in silicio. Immaginate che avete un substrato intero di carburo e silicio, quindi lo tagli, avete il wafer di carburo e silicio e fate il dispositivo come si fa col silicio. Più recentemente hanno acquisito un pochino di spazio i JFET, per questo ve lo faccio vedere, ma alla fine è un JFET abbastanza normale rispetto alla classica idea di JFET. Come per i MOSFET, la differenza principale è che è fatto in verticale, quindi vedete, questo è un JFET a canale N, drain e source tutto intorno, il gate dall'alto svuota tutto quando deve mandare in pinch off il dispositivo, anche se è lontano riesce a svuotare bene tutto perché è poco drogata la zona N, no? La zona N fa da canale ma fa contemporaneamente anche da regione di deriva, quindi la cosa a cui bisogna prestare attenzione ovviamente è il fatto che non va bene per correnti particolarmente elevate, perché chiaramente non c'è nessun tipo di modulazione della conduttività sia attraverso una regione poco drogata, e bisogna aspettare una caduta di tensione abbastanza alta. Questo è il primo dispositivo che è stato ottenuto con carburo silicio a tre terminali. Perché? Perché in realtà diciamo, è più facile un JFET di un MOSFET, anche nel silicio è venuto prima il JFET del MOSFET, no? È più facile perché non è importante avere un'ottima superficie col dielettrico, no? Nel MOSFET la conduzione avviene in superficie, quindi se la superficie non è perfetta le prestazioni peggiorano. Il JFET è un dispositivo in cui la conduzione avviene nel volume, quindi è più semplice, diciamo, riuscire a realizzare una qualità del materiale sufficiente per ottenere un JFET. Quindi, per questo in quest'ordine, prima i diodi sono usciti, poi JFET e diciamo adesso i primi MOSFET, ma proprio ora, quando dico ora intendo 2013, veramente una cosa super recente. Ha senso fare una cosa super recente, un po' per vederlo alla fine, un pochino perché è super recente adesso, fra 4 anni non c'è, è facile che sia per certe applicazioni particolarmente rilevante. Dunque, invece, i dispositivi in GaN Algam sono fatti così, sono diversi, questo è un MOSFET, è equivalente a un MOSFET, in realtà ha quel nome complicato, quel HEMT. Dunque, qualcuno di voi, HEMT è una cosa che forse qualcuno di voi ha già visto come sigla, no? Sì? No? Ditemi qualcosa. Mai sentita? Ok, va bene. HEMT vuol dire High Electromobility Transistor. In realtà è un nome classico che hanno i transistori effetto di campo in cui il gas bidimensionale si forma all'interfaccia di una eterostruttura, come quello che abbiamo visto, perché si forma un gas bidimensionale in condizioni di alta mobilità, quindi non drogaggio. Vedete, questo è, cioè, tipicamente il substrato, come vi dicevo, non c'è per il GaN, si fa sul substrato di silicio, si comincia a crescere sul substrato di silicio, all'inizio vengono dei layer, non c'è neanche nessuna parentela tra i cristalli, quindi all'inizio vengono dei layer di transizione, si chiamano buffer layer o transition layer, che servono a fare la transizione, quindi roba da buttare via questa. A un certo punto, se il processo è buono, dopo anni di affinamento viene fuori un cristallo decente senza difetti sopra. Dopo la crescita del cristallo, questo colore vuol dire che si è formato, non è uno strato aggiuntivo, si depone l'algan, che invece ha la stessa costante dielettrica del nitrogallio, quindi va piano cristallino su piano cristallino,
poi il dispositivo è fatto in quel modo là, c'è un dielettrico di gate perché la barriera dell'alga non è particolarmente elevata, se non si mettesse il dielettrico sarebbe una corrente di leakage, di gate eccessiva, quindi si mette un dielettrico che spesso è un ossido d'alluminio e poi il gate. Il resto della superficie si passiva e vedete a questo punto avete un FET laterale. La caratteristica principale che rende questo dispositivo diverso, per esempio, da MOSFET verticale che abbiamo visto è che ovviamente è laterale. Dal punto di vista pratico non è un gran vantaggio il fatto di farlo laterale, ecco, viene così, perché in un caso nel MOSFET la conduzione avviene abbastanza, nel MOSFET verticali avviene molto nel volume, il trasporto nella regione di deriva, perlomeno. Qua invece la regione di deriva è molto superficiale, tenete presente che lì c'è concentrato il campo massimo, questo vuol dire che il campo va facilmente anche sugli strati di passivazione, quindi bisogna stare attenti anche alla robustezza dielettrica degli strati che sono posti superiormente. Ok? Questo è un aspetto. Il vantaggio di avere il dispositivo laterale è che di solito le capacità sono più piccole e quindi le frequenze di switching si riescono a fare più alte. Okay? Questi sono i punti principali. L'altro grosso vantaggio invece è che non ci sono giunzioni. Non ci sono giunzioni di nessun tipo, quindi non c'è da preoccuparsi assolutamente di portatori minoritari. E questo insomma rende veloce lo spegnimento. E anche lo spegnimento riesce a essere più veloce rispetto a un MOSFET di pari potenza. Poi una cosa che non è qui rappresentata è che per ridurre e sagomare un po' il campo elettrico lì nella zona tra il gate e il drain, tipicamente nel dispositivo ci sono sopra tutta una serie di field plate per cercare di sagomare un po' il campo. Okay, i field plate li abbiamo visti utilizzati dove li abbiamo visti la prima volta? Penso nel caso dei diodi, no? Ecco, si usano anche là per sagomare un po' il campo. Sapete, nel dispositivo verticale il campo è in un'unica direzione, c'è una relazione ben precisa tra il campo e la tensione applicata. Qui è diverso, il campo è difficile che sia omogeneo e continuo, perché il dispositivo è fortemente disomogeneo, la tensione è applicata lateralmente, per cui va un po' sagomato. Ecco. Dal punto di vista anche della ricerca, questo è un campo effettivamente molto aperto, perché c'è tantissimo da ottimizzare e tantissimo da inventare ancora. Attualmente ci sono due produttori solo, IRF e EPC, che sono produttori, IRF è International Rectifier, quindi un produttore storico di dispositivi di potenza, che ha una base anche in Piemonte, in Italia. EPC è un medio, diciamo, produttore di semiconduttori specializzato in semiconduttori di potenza, sono soltanto loro attualmente, però tutti gli altri stanno arrivando, c'è Cree che sta per arrivare, Infineon. Vi dicevo, ST lavora su questa cosa, Texas, eccetera. Io, insomma, avevo un pochino accennato, come attività di ricerca mi occupo di nano elettronica, soprattutto nano dispositivi. In realtà, abbiamo cominciato da un po' di tempo a lavorare sugli Hampton Gun perché, nonostante siano dispositivi molto grandi, nella direzione verticale hanno tante caratteristiche classiche dei dispositivi nanometrici, perché gli spessori, il gas bidimensionale hanno spessore di 2-3 nanometri e anche lo strato di argon è una decina di nanometri, spesso non di più. Quindi tante tecniche che conosciamo le abbiamo utilizzate. Quindi è un strano animale, diciamo. Allora, io con questo più o meno finisco la nostra sezione sui dispositivi di potenza e facciamo un intervallo.